Eccoci qua. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, ma che piacere. Torniamo alla grande su Biblioboom, Elios. Come promesso, siamo tornati. Dai, quest'anno riusciamo a essere abbastanza puntuali, più o meno una ogni 15 giorni, giorno più, giorno meno, riusciamo a farla uscire di una puntata. Tutto a Devo posto, dire che Francesco? No, no, devo dire che ogni volta che presentiamo, come dire, le puntate abbiamo argomenti, abbiamo ospiti interessanti, abbiamo modalità carine per poter raccontare delle cose. Oggi è veramente curiosa. È curiosa perché con noi ci sarà un ospite eccezionale, un psicologo, psicoterapeuta Elios. Ma la cosa carina è che secondo me è uno sperimentatore, uno che passa dalla scultura, perciò un'esperienza che poi ci racconterà è tra le zone del marmo, Pietrasanta e Carrara, quelle zone lì, fino ad arrivare in Trentino, dove si è inventato un laboratorio che poi è diventato esperienza che secondo me tutti devono assolutamente leggere, guardare, vedere. E con noi Elios. Dario Migliorati, che in effetti, come dici te, Francesco, non sapevamo bene come presentarlo, quindi forse alla fine è meglio che si presenti, Lo facciamo. perché ha fatto talmente tante cose. Oh, che Insomma, privilegio oggi a questo Elio, Biblioboom. piacere assolutamente mio. Certo, qui dal Trentino fa freddo, però so che anche dalle vostre parti non siete messi, più al caldo. Ma devo dire che questo gennaio, che è stato temporoso fino a qualche giorno fa, diciamo, oggi sta portando, in questi giorni, sta portando un po' di sano freddo, lo dico perché, Finalmente. ecco. Allora, Dario, e grazie, che devo dire? Grazie, È un piacere davvero grazie, grazie. accogliere la vostra intervista perché so che voi siete illuminati, potete anche tirar fuori da me quello che altrimenti è solo in un libro e magari poca cosa. Per cui vi prego, chiedetemi Noi, tutto quello che vi serve. allora, noi ce lo diciamo immediatamente, Elios. Noi ci è arrivato in mano un microcanto, uno dei microcanti raccontati in questo libro fantastico pubblicato per Erickson. Eh sì, allora, microcanti adolescenti, e è uno stati d'animo in rap. Allora, con Elios immediatamente è partito la caccia all'artista, all'autore, perché siamo veramente incuriositi. Sì, Elios ha fatto un ragionamento. è un esperimento, un qualche cosa che boh, io non avevo mai trovato nulla di simile. Riuscire attraverso, anche qui, definirle boh, canzoni, misto poesie, poi ci dirà meglio Dario, far uscire tutti questi stati d'animo di questi adolescenti, ragazzi minorenni, in un modo veramente possente, proprio forte come impatto. Io, Francesco, se sei d'accordo, lascerei un attimo la parola a Dario, che ci racconta un po' com'è nata questa idea e come si è sviluppato poi questo laboratorio, possiamo chiamarlo, Dario. Sì, perché no? Laboratorio, non c'è dubbio perché il lavoro che c'è dietro questo libro è veramente dedicato innanzitutto ai giovanissimi, perché io provengo da una lunga e articolata attività di psicologo e di psicoterapeuta, ma anche di giudice minorile. Ho lavorato molto nel contesto dei tribunali per i minorenni. Dunque, la loro conoscenza spesso, no, passava all'interno delle aule dei tribunali con una grande attenzione anche al tempo. Quindi, per velocizzare il tempo, bisognava raccogliere da loro quei particolari stati d'animo che potevano farmi capire
per poter poi mettere in relazione loro con altri soggetti che a volte erano anche, insomma, impegnativi, no? Per il loro futuro, fare capire loro che cosa provassero, che cosa vivessero. Il mio compito, sia come psicologo che come giudice, quindi, è sempre stato quello di semplificare il significato dell'esistenza. Chiamare microcanti è perché il microcanto, come dico nel libro, è un frammento di uno stato fisico, mentale e sociale di una persona che ha la proprietà di suggerirci in che dimensione personale si trova in quel periodo della sua vita. Quindi microcanto perché è un frammento di vita. E come una poesia, come una canzone, come diceva un poeta, multum in parvo, molto in poco. Quindi è la poesia che ci illumina, sono le canzoni, sono, come in questo caso, gli stili dell'oratoria rap, che, come voi mi insegnate, vuol dire rhythm and poetry, per cui ritmo e poesia. A questo punto voi mi direte, ma perché non hai fatto un libro musicale? Perché, e questa è la scommessa. La scommessa. Infatti, Mario, noi vorremmo scroccarti una promessa stasera di, come dire, ritornare, magari anche utilizzando la musica dietro quei meravigliosi testi. Lo so, ma questo fa parte di un progetto che potremmo anche mettere, ideare insieme. Cioè, sostanzialmente, immaginate ognuno di questi canti, no? Sono micro, quindi sono piccoli, che possa avere anche un continuum, perché sono storie che non si fermano. Se io, come potrei leggere dei frammenti, no? di questi microcanti, per farvi capire come contengono molto in poco. Pensate che il ragazzo che apre i racconti, che io ho definito colui che si apre, è un tipo nerd, eh? È un ragazzo che in un passaggio della sua autocaratterizzazione, perché si presenta, è tutto in prima persona, dice: quando sono nella mia stanza ho tanto di più in abbondanza che stare ad annoiarmi intorno a un tavolo con i parenti da cui vorrei allontanarmi. Così mi metto in cuffia, mi rilasso attaccato a un gioco di ruolo piuttosto che ascoltare quel chiasso a tavola coi miei, che mi rende solo. Allora, questo è un po' come dire: io ho studiato in psicologia il significato e la differenza fra lo stare in un insieme di persone piuttosto che in un gruppo. Voi sapete qual è la differenza sostanziale. Se io sono in una famiglia che è un insieme di persone, significa che sono in un luogo che non ha uno scopo comune. Perché se l'avessi, lo scopo comune all'interno di quella famiglia, io sarei parte di una discussione, sarei parte di un dialogo, sarei parte di una stessa, non è così. Per cui, che cosa ci sto a fare, dice Alex, colui che si rinchiude e che vive la notte per il giorno, e in quella notte impara più che nel giorno, che non va a scuola. Nel racconto lui dice: ma io perché ci devo andare? Mi basto. Quando tutti dormono e io mi metto in cuffia e ascolto il freestyle mentre gioco con altri, è meraviglioso, perché non c'è nessuno che mi disturba e li imparo. E voi sapete, io sono stato responsabile di un servizio per le disabilità, non lontano dalla vostra radio, e che era una struttura complessa e che ho vissuto dopo aver fatto anche molti anni, pensate, in un ex manicomio. Per cui ho lavorato molto a contatto con situazioni che io ho potuto comprendere estremamente creative. Quindi non luoghi di malattia, ma luoghi di creatività.
creatività. Dario, scusami se ti interrompo, ma quanto una esperienza di questo tipo possa far vedere ai ragazzi, ma soprattutto a chi con Helios l'abbiamo catturata, però io non lo so, nei riscontri che tu hai avuto, come i genitori hanno percepito, come dire, queste risposte non del tutto semplici, perché se poi andiamo avanti rispetto alla famiglia, in questo caso tu hai portato uno degli esempi, però oggi sì, con Helios chiacchieravamo rispetto a molti altri, come è la percezione di chi viene poi a conoscere questa, non lo so, nel senso che pensi di fare le cose migliori, invece poi ti ritrovi con qualcosa che non è funzionato. Cosa accade in casa, in famiglia, quando tu pensi di essere un bravo genitore e di fatto sì, lo sei, però un po' isolato da quelli che sono gli stati mentali dei figli con cui abiti. Come si può fare? Allora, c'è una giovane all'interno di questi racconti che è, diciamo, etichettata, no? Con bisogni educativi speciali. D'accordo? Famosi BES. Il BES, sì. Dice in un passaggio del suo racconto, e qui interpretiamolo sia come maestro, come professore, ma anche come genitore. Quando mi parla un professore, il mortificatore, quando apre bocca mi sento sempre una locca, ma lo vorrei dire a un confessore, quel che sento non sono le sue parole, sono piuttosto i miei pensieri a forma di pistole. Questa ragazza è estremamente arrabbiata. Il suo genitore non lo sa. Quindi come si fa ad intercettare questa rabbia che ha dentro questa ragazza? È evidente che il sistema, la via maestra, è riuscire a porre delle domande. Voi sapete che domandare significa mettere nelle mani di un altro qualcosa a cui, guardandola, poter dare una risposta. E infatti una risposta avviene perché capisco che ho qualcosa che devo restituire. Quindi è nella comunicazione, nella circolarità della domanda, che questo tipo di stati d'animo possono essere messi in primo piano. Quindi un genitore che non intercetta questi che sono stati d'animo particolari deve essere messo nella condizione di imparare a porre delle domande. Questo è il segreto. E basta poco, perché anche in questo caso bisogna fare delle domande che non vadano a colpire quelle sensibilità che sono veramente deteriorate se in precedenza i ragazzi sono stati colpiti da critiche. Quindi perché non studi, perché vai a dormire così tardi, perché queste sono domande alle cui risposte spesso non sono sintoniche con quello che il genitore vorrebbe. Ma perché ti piace quella musica? Spesso alcune canzoni in lingua, se si andassero a tradurre, si leggerebbero i vissuti dei propri ragazzi. Basterebbe avere questa curiosità di entrare nel testo per capire il significato di quel che provano. Ecco i microcanti. Un genitore leggendo questi stati d'animo, in questo caso sono 9, ma quanti ce n'è di più, potrebbero cominciare ad avvicinarsi a quelle sensibilità che possono portare ad una conoscenza migliore, quindi a una comunicazione più attiva e a una comprensione reciproca. Io riallacciandomi un po' a quello che ha introdotto prima Francesco, questo libro appunto lo puoi leggere da due punti di vista, dal punto di vista dei ragazzi e complimenti Dario perché veramente in poco, in due pagine viene riassunto un mille
cioè non un mille stati, uno stato d'animo, più stati d'animo in maniera veramente, veramente chiara. Sembra quasi a volte semplice, no? Riuscire a leggere questo stato d'animo del ragazzo. Poi se lo leggo al contrario, dal punto di vista del genitore, insomma, non è semplice, lo ammetto, perché perché tu, Dario, prima adesso mi ha colpito una cosa che hai detto 2 minuti fa. Dal punto di vista del genitore, sì, beh, non è difficile capire, boh, non lo so, a volte a me sembra... No, però Elios, che cosa accade in quelle due pagine che tu intraprendi nella lettura? Accade che è immediato, no? La prima domanda ti dici, ma quando riesco a riconoscere dove deve finire l'alter ego del genitore e allora e iniziare a capire, a leggere nelle righe i nostri ragazzi? Proprio perché c'è questo, sembrano dei canti, come dire, di ribellione, adesso non so, di rivalsa, Dario. Sì, ma certo, sono sicuramente dei canti che mettono, che fanno pensare. Vi cito colei che si apre, vi ho citato Alex, colui che si rinchiude, no? La ragazza di tutti i racconti, colei che si apre, si dischiude appunto alla speranza di un'adolescenza senza troppe dipendenze. Dice, l'importante è che abbia anch'io deciso, senza inganni, di non restare con le mani in mano, per stabilire che dall'utero materno velocemente mi allontano, perché il mio destino abbia un battimano, come ne riceve una brava attrice, che non recita in vano. Quindi, uscire dalle dipendenze è la parola d'ordine di un adolescente, che spesso però ne rimane schiavo, no? Della famiglia, per esempio, anche della famiglia che non capisce. Ma perché ne rimane schiavo? Perché attende questa comprensione, al di là dei problemi che il giorno d'oggi, no? ci propone, ci impone, che sono di ordine socio-economico, che sono legati a problematiche di emancipazione, che sono legate ai grandi temi dei passaggi epocali. Questi microcanti sono dedicati a ragazzi dai 14 ai 18, perché come voi sapete, mi insegnate, perché conosco la vostra storia e il vostro impegno sociale, civile, professionale e quant'altro, e quante persone ascoltandovi creano connessioni, e la connessione ha il senso di orientare al futuro. Cioè voi ci insegnate che dopo il 18° anno di età spesso c'è terra di nessuno, per cui bisogna creare dei ponti fra questa età fondamentale, dove si dibattono e si impegnano anche tantissimi operatori anche nel campo sociosanitario, perché da altre, no, dimensioni. Ma poi, dopo il 18° si fa una grande fatica. Allora, questi microcanti dovrebbero servire a dare l'opportunità di creare dei ponti verso il futuro. Io devo capire i giovani d'oggi per capire che cosa saranno gli adulti che verranno. Ecco perché il libro è fatto di due parti. Una prima, dove ci sono 9 ragazze e ragazzi che raccontano se stessi, i loro stati d'animo, le loro vicende. La seconda, dove ci sono le spiegazioni, dove per ogni canto viene data un'interpretazione, viene sottolineato che cosa si può fare minimamente per poter accendere la speranza di una continuità interpretativa, gestionale, collaborativa. Infatti, la sfida si potrebbe accendere intorno a questo libro e che non venga vissuto come tale, ma che possa diventare un mezzo per poter cantare, per poter continuare a narrare
gli stati d'animo, che non sono certo questi 9, ma ce ne molti di più, per poter dare forma ai pensieri che molti ragazzi hanno e che sono chiusi all'interno di microcosmi che altrimenti non verrebbero aperti, e una radio come la vostra ne può aprire non uno, ma molti di più, no? Di progetti, di sviluppi di questi argomenti. Voi mi chiedevate all'inizio perché io amo l'arte, perché con l'arte si dà forma. Io addirittura amo tantissimo l'arte astratta, che abstraere vuol dire tirar fuori. Quindi io, come i bambini che guardano le nuvole e vedono nel cielo, no, una forma, un cavallo, un pupazzo, una tazzina. Perché lo fanno? Questo dare forma è la nostra naturale tendenza, ma i pensieri che forma hanno? Per dar loro una forma bisogna avvicinarsi ad una possibilità di concretizzarli. Ecco perché la musica, perché la poesia, ecco perché le canzoni, ecco perché i microcanti rap, perché si possono aumentare, perché possono essere creati, cantati e diffusi con una logica della continuità, dell'espressività di quello che si prova. Sono degli strumenti. No, nel senso che siamo alla fine, abbiamo come al solito sforato, ma con una piacevole, come dire, è stato troppo, troppo carino. Volevo dire due cose: microcanti adolescenti, si può sia acquistare una copia cartacea, ma anche nelle nostre biblioteche, a stesso San Giovanni ce l'abbiamo disponibile, oppure c'è questa meravigliosa possibilità che si può scaricare l'ebook. Volevo dirti solo questa cosa qua, volevo leggerti, io non so se tu abbiamo trovato una recensione che dice così: magico, superlativo, istruttivo, aderentissimo alle situazioni reali degli adolescenti. E poi c'è altro. Secondo me, e questa è una, come dire, hanno lasciato la recensione dopo che hanno letto il libro. Boh, secondo me, Dario, bisogna pensare ad nuove attività e proposte di questo tipo da poter raccontare per sensibilizzare tutti a guardare quelli che a 18 anni poi vengono quasi dimenticati con un altro occhio. Certo, certo. L'ultima cosa che volevo dire io, che pur essendo storie a volte abbastanza drammatiche, passami il termine, Dario, comunque sia c'è sempre per ogni ragazzo la prospettiva di non raccogliere dentro a un'etichetta, ma di sì, è ribellione, ma non una ribellione fine a se stessa, una ribellione per raggiungere un cambiamento in positivo, almeno ci si prova. Certo, certo, assolutamente. Noi adulti competenti dovremmo tornare ad un'attenzione particolare ai ragazzi. Ci tengo a dire che questa versione che diceva Francesco online è gratuita, per cui si può scaricare dal sito di Ericsson Live assolutamente, semplicemente mettendo le proprie, no, credenziali o la email, ce l'ha automaticamente in un formato PDF, quindi molto leggibile e fruibile. Allora, devo dire che a BiblioBoom stasera con vero piacere abbiamo, come dire, trattato un argomento veramente ad un certo punto i genitori arrivano a confrontarsi, lo possono fare anticipando, come dire, le proprie scelte, leggendo questo fantastico manuale, questi canti che raccontano gli stati d'animo dei ragazzi. E Elios, è ora di salutare Dario, ma con la promessa, Dario, che magari effettivamente se passi da Sesto San Giovanni ci farebbe molto piacere averti ospite nelle nostre biblioteche. Mi farà piacere, altrettanto. Grazie.
assolutamente. Grazie, grazie mille, piacere di averti conosciuto. Ciao Dario. Ciao.